repliche che oggi sono state fatte a Gandino sono quasi perfette nel trasmettere l'immagine della sindone, ma essendo già un ulteriore passaggio rispetto alla fotografia del 1898, come prima si poteva interpretare e riprodurre la sindone? L'accesso alla sindone nei secoli è sempre stato un accesso piuttosto riservato. Il popolo poteva vedere la sindone, ma la vedeva esposta ad una grande distanza, quindi immaginiamoci migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone in grandi piazze che quindi osservavano questo telo ad una distanza notevole. Il popolo probabilmente riusciva a percepire veramente poco. Si rendeva conto naturalmente di questo lungo lenzuolo, ma diciamo la silhouette del corpo dell'uomo frontale e dorsale era difficilmente visibile. Quindi dobbiamo immaginare che solo poche persone, quelle che potevano assistere ad un'ostensione privata, avevano l'opportunità di vedere e di rendersi conto quella che è l'immagine dell'uomo della sindone. La riproduzione della sindone è un fatto sempre esistito. Sicuramente tra le tipologie più interessanti ci sono le repliche in grandezza naturale. Queste copie trovano la loro fortuna appunto a partire dal 500 fino alla fine dell'800, perché questo è ovvio, con la fotografia, con la prima fotografia della sindone, 1898, diventa piuttosto inutile mettersi a copiare l'immagine, in quanto la tecnica fotografica poteva fare meglio questo lavoro. Le copie sono interessantissime per quanto riguarda soprattutto lo studio storico e artistico. Storico perché ogni copia ha la sua storia. Gran parte di esse sono volute direttamente dai Savoia, che le utilizzavano come dono per gli ambasciatori, per gli altri reali d'Europa, e quindi venivano realizzate direttamente su commissione ducale. Altre copie invece sono di tipo devozionale, nascono all'interno di confraternite, soprattutto dopo il Concilio di Trento, quindi con la Riforma Cattolica. Le confraternite, soprattutto quelle legate al tema della Passione di Cristo. Immagini che riflettono tutta la difficoltà da parte dell'artista che le doveva creare. L'immagine della sindone è un'immagine veramente difficile da riprodurre. La difficoltà principale è sicuramente il fatto che la sindone presenta un'alternanza di chiari e scuri invertiti rispetto alla normale tecnica di pittura. Quindi se un pittore deve dipingere il mio volto, lo farà attraverso le luci e le ombre che vedrà con i suoi occhi osservandomi. Qual è stato, diciamo, l'escamotage che gran parte di questi pittori ha trovato? Semplicemente dipingere quello che l'occhio umano avrebbe visto, cioè il negativo fotografico che poi abbiamo scoperto con la fotografia di Secondo Pia. E quindi i pittori dipingono una silhouette di un uomo dove tentano di riprodurre con toni più forti le parti che normalmente tutti vedremmo nel negativo fotografico. Siamo oltre i 100 esemplari che sono sparsi un po' in Piemonte, ma non solo in Piemonte, perché questi erano oggetti che viaggiavano e sono stati ritrovati per esempio anche nel Nuovo Mondo, portati probabilmente dai missionari, in particolare dalla Spagna, dove c'era una grossa devozione nei confronti della sindone. La prima copia che conosciamo risale proprio nei primissimi anni del Cinquecento ed è conservata in Belgio, a Lier,
ed è una copia leggermente più piccola dell'originale, circa un terzo dell'originale, ed è una copia che ha una caratteristica propria, che è quella di non avere i segni dell'incendio del 1532, proprio perché precedente all'incendio. Conosciamo copie addirittura in Messico, negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Il primo oggetto che ci collega con la Sindone oggi a Torino è questo medaglione di pellegrinaggio di Lirey in Francia, dove compare la Sindone a metà del XIV secolo. Questo medaglione fa parte di quella ricca realtà delle testimonianze di pellegrinaggio che venivano battute e distribuite e vendute nei luoghi forti del pellegrinaggio medievale. In altri casi invece abbiamo le venerazioni simboliche, una è quella alle mie spalle. La Sindone viene mostrata da angeli o santi. Spesso è presente la Vergine, spesso sono presenti santi legati alle devozioni locali, quindi legate alle devozioni di Casa Savoia, legate alle devozioni territoriali. Tante volte sono anche presenti gli angeli. Ogni raffigurazione potrebbe raccontare una storia differente. Chi l'ha voluta? Per quale motivo sono raffigurati quei santi? Per quale motivo il popolo in quel momento della storia sente la necessità di ringraziare o in qualche modo di chiedere ex voto qualcosa al Signore? Raccontano una storia di popolo, una storia legata a gli episodi di tutti i giorni. Noi non abbiamo, prima della metà del XIV secolo, non abbiamo onestamente notizie e tantomeno immagini che si possano direttamente collegare con la Sindone che compare a Lirey a metà del 300. L'uomo della Sindone è certamente un uomo crocifisso. Quindi se vogliamo andare a cercare dei modelli, andiamo a studiare l'iconografia della crocifissione. L'iconografia della crocifissione ha uno sviluppo nei due millenni di storia cristiana veramente molto ampia. Dal 500 vi è anche una grande attenzione anatomica. E quindi lo studio di come un corpo poteva essere crocifisso e mostrarsi sulla croce. Qui possiamo iniziare a fare dei confronti con l'immagine della Sindone. Molte caratteristiche confermano una tradizione iconografica, altre invece si distaccano completamente. Qual è, diciamo, il tema più significativo? Il tema più significativo è quello dei polsi dell'uomo della Sindone. Perché? Perché nell'uomo della Sindone vediamo il foro del chiodo, lo vediamo posto nei polsi e non nei palmi. Mentre gran parte dell'iconografia cristiana ci raffigura Gesù crocifisso con i chiodi nei palmi. Come poteva un artista nel Medioevo supporre che invece la crocifissione anatomica fosse avvenuta in modo differente? Questa è una domanda che ci poniamo.